scelgono di passarsela veramente male perché nessuno li costringe, anzi dovrebbero effettivamente vivere come chiunque, cioè nella legalità, e invece secondo me è proprio una loro scelta quella di vivere in questo modo. E comunque è indicibile che persone possano vivere in questo degrado, ma più che altro nella sporcizia, cioè loro dormono, vivono, cucinano insieme alla spazzatura, a fianco della loro spazzatura che producono. Per noi, per la nostra educazione, è un qualcosa di fuori dal normale, e le istituzioni dovrebbero far sì che non succeda una cosa del genere, perché parlano tanto di integrazione, parlano tanto di servizi sociali eccetera, ma poi qua sono inesistenti servizi sociali, e questa è una situazione ben conosciuta, da anni conosciuta e segnalata. Perché non intervengono? Perché si vede sempre comunque il protrarsi di questa situazione. Io questo non lo concepisco. Questo è un qualcosa che da parecchio tempo mi ha fatto pensare. Sembra che nascondere queste situazioni sia diventata per questa giunta milanese un qualcosa di quotidiano, salvo poi premiare quei quattro che vanno a fare dei lavori sociali, vanno a raccogliere le foglie in giro per la zona. Ecco, io direi che una situazione del genere, oltre a creare una grande pericolosità, crea una situazione di illegalità e di mancanza di controllo del territorio e della legge che offende tutti i cittadini italiani che pagano le tasse, quelli che ogni mese per rispettare tutto arrivano al 20 del mese e magari non hanno più da mangiare. Qui si bivacca, si vende la roba rubata, si fanno strani lavori, diciamo, non legali, senza che nessuno li possa toccare. E ricordiamo che qua sopra passa una tangenziale, una delle più importanti di Milano, e io personalmente credo che nessuno stato di Europa, forse del mondo, si accetti che ci siano delle persone che bivaccano con bombole del gas, cucinando, riscaldando, con comunque del materiale esplosivo, sotto una struttura importante per i trasporti. Ecco, se non si vuole intervenire sul fattore umano, diciamo, di queste persone, perché forse magari per qualcuno della giunta di sinistra queste tende sono un ricordo del 68, quindi qualcosa che dà un segno di libertà. Ecco, per quanto riguarda noi cittadini milanesi che siamo nati dopo il 68, qualcuno che bivacca sotto un'autostrada non è accettabile, non è accettabile che possa succedere qualcosa alle persone che percorrono con la macchina questa strada sopra per andare a lavorare.